Vide lezione di scienze. Il ciclo dell'acqua. Concetti chiave. Acqua, H2O, stati della materia, tipi di aggregazione. Trasformazioni, passaggio di stato. Evaporazione, passaggio da liquido a gassoso. Condensazione, passaggio da gassoso a liquido. Precipitazione, caduta al suolo. Infiltrazione, penetrazione nel sottosuolo. E l'acqua passa e gira e colora e poi stinge. Cos'è che mi respinge e che mi attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara senza gusto né colore. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente, me o di quest'aria bassa, ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia. Francesco Guccini. L'acqua, definizione. L'acqua è un composto chimico di formula molecolare H2O, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno con legame covalente polare. L'acqua è una risorsa. L'acqua è risorsa vitale per tutti, esseri umani, piante e animali. In natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme di vita conosciute. L'acqua è esauribile? L'acqua copre il 71% della superficie della Terra ed è il principale costituente del corpo umano. Il suo ampio consumo la renderebbe però una risorsa presto esaurita. Il ciclo idrologico è una successione dei fenomeni di flusso e circolazione dell'acqua all'interno dell'idrosfera che, con i suoi cambiamenti di stato fisico dovuti ai continui scambi di massa idrica tra atmosfera e crosta terrestre, attraverso le acque superficiali, le acque sotterranee e gli organismi, rigenera l'acqua. Idrologia. La massa totale d'acqua del ciclo rimane essenzialmente costante. Così, come l'ammontare d'acqua in ciascuna riserva, quindi, in media, la quantità d'acqua che lascia una riserva è pari a quella che ritorna a essa. Riserve. Nel contesto del ciclo idrologico, una riserva rappresenta l'acqua contenuta in uno dei differenti passi del ciclo. Idrosfera. Oltre all'accumulo in varie zone del pianeta, come ad esempio oceani, mari e laghi, i molteplici cicli che compie l'acqua terrestre includono i seguenti processi fisici: evaporazione, condensazione, precipitazione, infiltrazione. Trasformazioni. Evaporazione. Trasferimento dell'acqua da corpi idrici superficiali nell'atmosfera. Questo trasferimento implica un passaggio di stato dalla fase liquida alla fase vapore. Condensazione. Passaggio dallo stato gassoso a quello liquido. Avviene quando il vapore acqueo raggiunge una certa altezza, dove le correnti fredde lo trasformano in nuclei di condensazione, quindi in nubi. Precipitazione, caduta del vapore acqueo trasformato in nubi e quindi pioggia, grandine o neve. Infiltrazione, transizione dell'acqua dalla superficie alle acque sotterranee, secondo la permeabilità del suolo, che prosegue del perscorrimento verso il mare. Cambiamenti nel ciclo. Riscaldamento globale. Durante il secolo scorso, il ciclo dell'acqua è diventato più intenso, con l'incremento dei tassi di evaporazione e precipitazione. Ciò è
è quanto gli scienziati si aspettano a causa del riscaldamento globale. Potete approfondire maggiormente visitando i siti usgs.gov, Treccani, Wikipedia.